Sono due settimane che piove in continuazione. Se non smette subito, il regno dei funghi verrà allagato. La tempesta che c'è fuori non è niente paragonata a quella che abbiamo qui in casa. Mario, abbassa un po' quel frastuono, non vedi che sto cercando di leggere? Luigi, io voglio ascoltare un po' di musica, questo è uno dei dischi caldi. Oh oh. Visto? Adesso è diventato bollente. Quello era il mio disco preferito. Siamo pari con quella volta che hai rovinato la mia chiave inglese preferita. Ti detesto quando fai così, Luigi. Ehi, ragazzi, calmatevi, per favore. È lo stare chiusi qui dentro che mi rende isterici. Ughetto ha ragione. Cos'è successo ai super fratelli che si adoravano? Fratello, sono tutti buoni a nulla. Delle teste di rapa. Giusto, mio fratello lo è sicuramente. Ma lo sai, vorrei non averlo mai avuto un fratello come te. Ah, davvero? Allora considerati defratellizzato. E con questo addio, mio ex caro ex fratello. Luigi, sta piovendo a dirotto là fuori. Almeno prendi il tuo costume da rana. Soffiate avanti, rompetevi le gote! Qualcuno dovrebbe seguire Luigi. Non io, non è una notte adatta agli uomini, figuriamoci ai funghi. Beh, immagino che dovrò andarci io, in fondo è mio fratello. Anche se quella testa di legno dà più problemi di uno scantinato allagato. Mario, metti il tuo costume da rana. Sembra proprio che la mia nuova e spettacolare invenzione, la grande doccia, sia un colossale successo. La pioggia che cade sulla superficie del mondo dei funghi. Scende nei tubi del mondo sotterraneo, trasinandosi dietro tutte le monete, così che io possa raccoglierle in queste segrete sotterranee! Ah, la proprio un genio! Ehi, grande genio! La tua invenzione fa acqua da tutte le parti! Beh, non startene lì impalato! Ripara! Io sono un genio del male, non un idraulico! Allora dobbiamo rapire qualcuno che sia un riparatubi! Portami subito uno dei fratelli, Mario! Ecco dove sei finito, mio ex caro ex fratellino! Ti ho cercato da tutte le parti! Ah, davvero? E chi te l'ha chiesto, faccia di mastice? No. Io! Oh, no! Luigi, quante volte devo ripeterti di non fare così? Avvistati, fratelli Mario, con il nostro periscopio! Ma come facciamo a decidere quale dei due rapire? Lanciamo una moneta d'oro! Ma non essere ridicolo, Cookie! Utilizzeremo il metodo scientifico! Andingo, quale idraulico sceglierò? Tu, Mario! Non aggiungere altro, cattivissimo papà reale! Guarda come porto a termine questa pessima missione! Catturerò quel cervello a lavandino con un altro dei miei ingegnosi congegni, la canna da idraulico! Ah, sì? Tu non sei nemmeno abbastanza furbo da metterti il costume da rana sotto la pioggia! Io non ho bisogno del costume da rana! Ehi, da dove viene questa lenza? Non siamo nel periodo giusto per la pesca. E adesso diamo un bello strattone a quello sioccone di idraulico. Cavoli, Mario è stato catturato come un pesce gatto e adesso viene trascinato in un tubo di collegamento. Oh no! Il mondo dei tubi e io sto finendo dritto nello scarico. Ha funzionato, mio malvagissimo paparino. Mario ora è nostro prigioniero. Cookie, sei proprio cattivissimo. Sono orgoglioso di essere tuo padre. Sembra che la fortuna per una volta mi abbia abbandonato. Riparare i vostri tubi non lo farò mai e poi mai.
Vuoi scommetterci, Stura Lavandini? Vedi, Siocone, noi abbiamo il potere di costringerti a fare tutto quello che vogliamo grazie alla mia ultima geniale invenzione, lo storpia cervelli! Bel tentativo, Attila, ma ti ci vorrà molto di più di un semplice cappellino per convincermi. Attila, mio signore, ogni tuo desiderio è un ordine. Sono un super genio! Ora possiamo manovrarlo a nostro piacere! Smettila di congratularti da solo, Cookie! Verifichiamo se la tua invenzione funziona! Mariolino, ecco qui un gustoso, delizioso, invitante, irresistibile piatto di spaghetti al pomodoro! Vuoi? Ho una fame da lupi! Ma Mario, tu odi la pasta asciutta! È vero, io odio la pasta asciutta. Bene, fantastico. E adesso fagli riparare quel tubo prima che l'acqua ci arrivi al mento. Proprio non sopporto che i miei delicati piedini si bagnino tutti. Mi sa tanto che dovrò tentare di salvare quel cervello bucato di mio fratello. Lui e i suoi stupidi consigli di mettersi il costume da rana. Dovrebbe fermare quelle stupidissime meduse. E adesso pensiamo a salvare Mario. Fatto, Attila, mio signore. Le perdite della grande doccia sono state riparate. Ma quello è Luigi! Per tutti i rettili, cosa ci fa qui quello zuccone? Ehi, voi due viscidi rettili imparentati, cosa avete fatto al mio fratellino? L'abbiamo reso nostro schiavo grazie a una mia nuova invenzione super geniale! Ed ora veniamo alla verifica finale. Mario, picchia, spezza, colpisci e distruggi quella faccia rana di tuo fratello! Sì, Attila, mio signore. Ehi, Mario, ti prego, non mi hai riconosciuto. Sono io, carne della tua carne. Picchia, spezza, colpisci e distruggi. Mamma mia, devo trovare il modo di far ricordare a Mario che sono suo fratello. Mario, pensa quando eravamo bambini e a tutte le tubature che abbiamo sgorgato. Ricordi quando perdesti il tuo cacciavite e io ti diedi il mio? Prenderò quella rana. Oh, ragazzi, ho l'impressione che dovrò tentare un altro tipo di approccio. Poi, quando vai così, non ti sopporto! Ehi, come ti senti adesso, mio adorato fratello? Oh, beh, grazie a te, come un lavandino nuovo, Luigi. E sono contento che tu ti sia deciso a metterti il costume da rana. Cookie, dai al vecchio Attila quello che si merita. Ogni tuo desiderio è un ordine, Mario, mio signore e padrone. Cookie, cosa stai facendo? Io sono il tuo vecchio caro paparino reale! Picchia, spezza, colpisci, distruggi! No, Cookie! Ha ha!
Gran bella mossa, fratello! Sei stato in gamba anche tu, fratello! Grazie a voi, Mario e Luigi, la grande doccia è stata disattivata e tutte le monete d'oro sono state rimesse al loro posto nel mondo sotterraneo. Siete stati davvero grandi, amici, bravi! E la cosa migliore è che io e Mario abbiamo deciso che non litigheremo mai più. Sì, esatto, e devo proprio ammettere che la colpa di tutte quelle liti era soltanto mia. Beh, ti chiedo scusa, fratello, ma io invece credo che fosse tutta colpa mia. No, fratello, è stata tutta colpa mia. E io insisto che è stata tutta colpa mia, fratello. Bene, io insisto che invece è stata tutta quanta colpa mia. Oh, i fratelli! Ai, i fratelli, non puoi vivere con loro, non puoi vivere senza di loro.